ragazzi, oggi è il giorno dello stacco, uno degli esercizi più fondamentali che mi aiutano a migliorare le mie performance nel grappling. L'allenamento di oggi sarà strutturato in questo modo. Partirò con un peso molto leggero e farò una rompata, ovvero salirò ogni 10 kg a 5 ripetizioni, fino a testare la mia quinta ripetizione massimale, ovvero che oltre la quinta ripetizione non riuscirò a salire. Quindi adesso iniziamo e spacchiamo questo bilanciere. L'allenamento dello stacco non solo incide nell'aumentare la forza, ma aiuta anche nell'aumentare la forza nel grip. Per esempio in uno sparring o in un fight, risultereste più forti nell'afferrare la testa, le braccia e le gambe dell'avversario. Perché è molto importante aumentare la forza, ma poi questa forza canalizzarla in qualcosa, non renderla ferma su un punto. Quindi ho deciso di intraprendere questo percorso da circa 2 anni con mio cugino, aumentare la forza e canalizzarla proprio in quello che so fare meglio, combattere. In molti mi avete chiesto quante volte alla settimana mi alleno con lifting weight e quante volte alla settimana mi alleno con i grappling. Allora, io fondamentalmente il martedì e il giovedì mi alleno con i fondamentali al mattino, dove do veramente tutto fino allo sfinimento, però poi alla sera ho gli sparring, quindi non mi posso permettere di dedicare troppo tempo alla lifting weight, perché mi condurrebbe a diminuire le mie performance nel grappling. Mentre lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato lavoro sugli sparring e situation di grappling. E ora siamo a 120, fate conto che tra una ripetizione e l'altra faccio il recupero di 3 minuti, non faccio recuperi troppo bassi, troppo corti, perché dato che devo lavorare a 5 ripetizioni, devo arrivare bello fresco a pesi più pesanti. Adesso le cose iniziano a diventare un po' più serie. Dai, 5 ripetizioni. Inizio a sentire un po' le mani che si callano, quindi mi sa che un po' di magnesite che la vado a chiedere a mio cugino. Cugino, allora? È un po' di magnesite? Sì. Ragazzi, questa è la migliore, Questa è la migliore. Che soffi? Il resto soffi diventano bianchi. E sei Spider-Man. Cugino, mettiti bene. E sei Spider-Man. Cugino. Uno, ehi. Bravo.
2, 3, 3, 4, 3, Zip, 0, basta, easy, easy, 60, andiamo, dai. Ok, siamo a 160 kg adesso, proviamo 5 ripetizioni, il fiatone già si inizia a sentire, bella tosta, vediamo se riusciamo a superare i 160, vediamo un po', dai, 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 incazzati, lo so che ti ha fatto incazzare, dai, è brutto pure, questo è un avversario di 160 kg, eh? Oh. Spaccalo, oh. E via, uno, va bene, due, leggero, leggero, ci deve piegare subito, dai, dai, tre, quattro, vai, leggero, un giro, vai, l'ultima, mi dà una craniata sul muro, vai, zero, non ti giro fra, te lo giuro, bravo. 170, adesso andiamo. Bella, bella, sono soddisfatto. Alhamdulillah. Avete presente quella sensazione che vedete il bilanciere pesante e vi viene l'ansia? Ecco, bisogna dominare il bilanciere, bisogna dominarlo. Dai. 170, eh? Dai, sradichiamo sta radice, eh? Ok, dai. Dai! Una bella radice di quercia, sradicala da terra, dai. Boom! La prima è presa su, poi dalla seconda e poi volano, volano! Due! Boom! Aria! Tre! Ancora! Non stare troppo così! Aria! Quattro! Giù! Ultima! Zero! Zero! Boom! Bravo! Andiamo a 180, oh lo svarione. Allora, se vuoi fare i 180 belli, belli, e non sentire come macini ogni colpo, okay. Fai un colpo a 180, un colpo a 190, e poi, in base a come hai fatto i 190, o mi provi 200 e poi andiamo a 180 e li senti leggerissimi, okay, oppure andiamo a 180. Perché se ora mi fai 180, magari salgono, ma fidati, che ti ritorna quel dolore, perché senti come, già hai sentito come macini forse okay. Gli ultimi due del 170. Allora, facciamo così, facciamo adesso 180, one shot, one shot, 190, one shot, e poi scendiamo a 180, okay. 5 colpi, e poi con 5 proviamoli colpi a fare off. Ok, quindi alla ricerca di 180, 5 ripetizioni pulite. Vuoi mettere 10? Sì. Mettiamo i 10 o vuoi mettere il ventone? Mettiamo il ventone, facciamo, facciamo i 4 dischi. Bravo. Facciamo i 4 dischi dorati. Da un lato e dall'altro. Dai cazzo, 180. E prendi solo 75 kg e mezzo, eh? Eh? Dipende poi se andate in bagno o meno. No, no, secondo me oggi. No, 75 kg e mezzo stamattina. Buono. Io, 180! Dai! Yo! Dai, dai, che leggero! Yep, yep! Uno! Boh, 190 adesso! Ora 190! Yo, yo, yo! Yo! Riposa bene! Adesso stiamo salendo! Per poi scendere di nuovo a 180, esatto. E studieremo quante ripetizioni massimali con 180 riusciamo a fare. E dai, poi, dai, 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 dai. Ti faccio fare pure il back off a 10, vaffanculo. No, way. Sì, sì, sì. No way, bro. Ti faccio fare 15 colpi a 140. Mi sto concentrando contro i 190. È dura, però bisogna farcela. Sto cercando la forza da me stesso, da dentro me stesso. 190, eh? 190, 190. Ancora. Yo, yo!
E ancora caramellina per te, eh? Caramellina, certo. Dai! Oh! Vediamo quante ripetizioni riusciamo a fare. Okay. Vediamo un po'. Di norma vorrei arrivare a 5 ripetizioni. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 5. Se posso, no? Sarei. No, la sento bene. Ora la sentiamo con le ripetizioni. 180! Dai, 180, eh! 180! Dai, eh! Dai! Forte, eh! No. Incazzati! No. Nessuno ti ama. Ti ha mai usato? Vai! Uno! Sì, mi piace, vai! Due! Dai che ce l'hai! Tre! Giù! Giù! Ancora! Ce l'hai! Quattro! Ce l'hai! Giù, giù! Brutta! Dai! Giù! Chiudila! Bravo! Sotto! Leggero cugino! Bravo! 180! 5 ripetizioni! Nuova 5RM! Let's go! Stacchiamo queste teste! Bravo! Bravo, bravo! Oh, adesso... Ce l'ho fatta! Adesso mi devi regalare il back off, riposa. Adesso proviamo il back off 140. E vediamo, l'altra volta sono uscite 10, sì. Però le ultime 3 tutte a fatica. Già se ne escono 10 pulite, belle, è ottimo, eh? Ok, proviamo adesso 140. Ora riposi. Ripetizioni, vediamo quanto ci hanno a fare. E vedrai che la sensazione che avrai appena staccherai il primo colpo di 140 ti sembrerà di volare. Dai, dai, dai. Bravo. Spalmiamo con le dita. Bene, sulla parte dove metterai le mani. Basta, adesso soffi sopra, si asciuga. Vedete che roba? Si deve incollare come Spider-Man. Guarda come è diventata già bianca. Perché adesso dovrò fare 140 e il fattore limitante è il fiato e il grip. Giusto? Sì. Il fiato e il grip. Quindi... Perché ti uscirà il sangue dalle mani molto probabilmente. E poi ci piace. Il fiato. È importante fare stacchi o squat, insomma soprattutto stacchi. Per un atleta grappler è importantissimo. Molti lo sottovalutano questa cosa. E infatti si vede nelle gare che lui magari gente anche di 20 kg in più li scanna. Non ci sono cazzi, li scanna. Capito? Ora scanna. Oggi adesso farò 10 suplex. 10. Con calma, eh. Queste sono caramelle. La prima cosa che sentirai è che voli. Capito? Okay. Vado. Vai, vai. Pensa che cos'era? Un anno fa questo era il tuo 5RM limite. Dai. Ok, con calma. Aggancia e spacca. Vai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Me ne fai 20. Sei. Sette. 8 9 10 Hai già superato volta. Ancora, non sta troppo su. Aria, con calma. E continua. 11 Vai ancora, vai dispari. Vai. 12 Ciò che non uccide fortifica, continua. 13 un'altra, sradicalo. Dai che lo chiudi, lo finalizzi. Bravo. 14, faccio l'ultima. Vai, ancora. Ultima. Vai. 15, 140. Vai. Lo tiriamo su. Certo. E fai anche il 16, cazzo. Muoviti. Chiudila! Bravo! Va bene!
questo? Sì. Era tosto sto avversario. C'è da restare. C'è da restare, cugino. Bravo. 16 colpi, 140. 185 rende. Hai visto che non ce l'hai fatta? Cugino. Bravo. Sono fiero, sono un po' contento. Ragazzi, molto bravo. Importante avere un head coach nella preparazione atletica che funge anche da mental coach, perché non avrei mai raggiunto questi risultati se non grazie a un professionista di questo mestiere. E veramente, sì, cugino, le mie performance in combattimento sono cambiate. Sono veramente, grazie a questi risultati, mi hanno condotto veramente al top. Riesco a esprimere al meglio la forza che ho preso da qua. È molto importante. Grazie, bello. Quindi, raga, quando vi allenate, non focalizzatevi solo su una disciplina. Se praticate sport da combattimento, dovete riuscire a creare un bilanciamento nel vostro programma. Non troppo combattimento e non troppo preparazione atletica, ma dovete bilanciarvi per non calare da entrambi i lati. Quindi è molto importante. Questo mi è stato insegnato dal mio cugino Simone. Ragazzi, in questa cazzo di baita, scusate il termine, tanta roba. Dai. L'allenamento è finito, ora faccio un po' di stretching per allungare. E a pensare che stasera c'ho anche sparring da fare con i ragazzi in palestra, quindi dovrò integrare bene e riposare bene. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, che sto pensando un nuovo contenuto bomba da pubblicare, non questa domenica, ma quella prossima ancora. Quindi ci vediamo, eh!